Oggi torno con un nuovo video haul, però un po' diverso dal solito, dal classico, dove vi mostro tutti gli acquisti un po' fashion o di make up, ma ho deciso di farvi vedere tutte le cose che ho comprato per quanto riguarda l'ambito creativo, perché come ben sapete, almeno chi mi segue da un po' sa che io creo, ogni tanto creo con svariati materiali. Adesso mi sono data un po' alla resina e quindi ho deciso di mostrarvi tutte le cose che ho comprato appunto per quanto riguarda la creazione con resina. Prima però di iniziare il video vero e proprio, visto che ci sono, ho deciso anche di inserirvi una piccola cosa di make up che mi è stata inviata. Sotto nell'info box trovate il link al sito che gentilmente mi ha omaggiato di questo prodotto, che è questa favolosa palette. Su Instagram ho messo anche la foto appena mi è arrivata e è piaciuta tantissimo. E niente, praticamente questo sito mi ha contattato e mi ha chiesto di scegliere un prodotto tra tutti quelli che avevano nella loro gamma. Adesso sinceramente non so, ma non penso proprio che i prodotti che rivendono siano originali, perché mi fa un po' strano la cifra. Questa palette da Sephora costa veramente tantissimo, mentre su questo sito mi sembra intorno ai 12 dollari. Boh, è da tantissimo che avevo fatto questo ordine, quindi non mi ricordo più, però trovate cliccando sotto nel link tutte le info. Se riesco vi metto anche il link proprio diretto di questa palette, così vi fate un'idea, però non credo sia originale e già non mi piace tanto, perché a me piace avere le cose originali e non i tarocchi. Però visto che mi hanno chiesto di collaborare, ho detto ma sì, proviamo, vediamo se c'è un minimo di qualità nonostante non sia originale. Poi magari sono originali, però non credo, non lo so. Comunque, ho scelto questa palette, la Chocolate Bonbon. Si presenta così, in questa scatola fantastica di latta rosa. Qua c'è il suo specchio e qua tutti gli ombrettini con i loro nomi. Qua c'è anche una terra e un illuminante. Vi farò sapere com'è, anche perché è nuova, non l'ho ancora provata. All'interno c'era anche questa piccola brochure che mostra degli esempi di make up. Fatemi sapere se vi può interessare il tutorial di questi tre make up. E ora passiamo finalmente al tema di questo video, quindi tutti i prodotti creativi che ho comprato. Sono stata alla fiera Manualmente, che si è tenuta settimane fa ormai a Torino, non c'ero mai stata. Sono stata felicissima di aver trovato un pomeriggio libero per andare a vedere un po' che cosa offriva questa fiera, e devo dire che mi è piaciuta molto, nonostante non fosse chissà quanto grande. Credo che non ci sia da molto questo genere di fiera, quindi sarà per quello anche che non era enormissima, però molto molto carina, perché c'erano tutti gli stand appunto dedicati al cucito, dedicati alle stoffe, dedicato al fimo, dedicato agli stampini. Non vi dico, l'unica cosa che ho notato purtroppo è che gli stampini che vendevano erano un po' cari, un po' tanto cari, perché poi quando sono andata a vedere i prezzi su AliExpress delle stesse cose, degli stessi stampini, sono rimasta scioccata, perché su AliExpress un determinato stampino costava 70 centesimi, massimo 2 euro. Lì lo stesso, identico, preciso, perché era lui, 8 euro. No, quindi stampini no. Quelli che vedrete qua li ho comprati su AliExpress e adesso ne sto aspettando altri, tanti tanti altri, soltanto che arrivano a rate, quindi non lo so. Adesso inizio a fare questo video, poi al massimo vi aggiornerò con un nuovo haul creativo. Ecco qua gli stampini presi su AliExpress. Allora, ho preso questo per fare il braccialetto, quello rigido, eccolo qua. Poi quest'altro, aspettate, ve lo tiro fuori, con il cuore alato, il cameo, questo cuore fatto un po' particolare, mi piacevano veramente tanto tanto, e quindi eccoli qua. Questo qua che non potevo assolutamente non prendere, con tutte le corone, sapete che la corona è il mio simbolo, e quindi vabbè, oltre ad esserci le corone ci sono anche i fiocchetti, però
ditemi se non è un amore, non vedo l'ora di creare. Su Amazon ho comprato questo mini trapanino manuale perché mi servirà per andare a forare le mie creazioni con la resina. Spero che funzioni, non lo so, non l'ho mai usato. Chi crea con la resina qua sotto è obbligato a dirmi che cosa usa per forare le creazioni, e chi ha questo aggeggio mi dica come funziona praticamente, ma mi faccia sapere che ho fatto un buon acquisto, anche se vabbè non ho pagato tantissimo, quindi non fa niente, però mi serviva un attrezzo appunto per bucare le creazioni, per poi andare a inserire i vari gancetti e creare i vari ciondolini. Passiamo finalmente a cosa ho comprato in fiera. Guardate che bello è questo sacchetto, l'ho tenuto per mostrarvelo, ma comunque lo terrò, non so a far cosa, però è bellissimo. Questi tre glitter, ovviamente rosa, poi questo qui argento e questo che è un oro rosa, veramente bellissimi. Adesso davvero non vedo l'ora di creare, sono super eccitata. E poi ho preso questi stick di colla a caldo, questi che sono più tendenti al viola, mentre questi più al fucsia, e non so se si può vedere, ma sì, sono tutti glitterati. Questi li ho presi così per anche un po' provare a sperimentare le creazioni con colla a caldo, anche se so già che preferisco quelli in resina, però così, già che c'ero, ho detto ma sì, proviamo a prendere quelle e sperimentiamo. Sempre in fiera ho comprato questo che è fantastico, anche solo così da vedere è fantastico. È un mini ferro da stiro che andrò ad utilizzare per tutte le mie creazioni con Ama Beads. Se vi siete perse i miei primi tutorial con gli Ama Beads, ve li lascio qua nella i. E ho deciso di comprare appunto questo mini ferro perché è molto molto più comodo rispetto al ferro classico. È un amore, mi mancava, non avevo mai visto un mini ferro, e dato che c'era l'offerta fiera, io subito ne ho approfittato. Come ho approfittato dell'offerta di queste due scatole per riporre tutte le mie perline, tutte le mie Ama Beads, tutte le mie cosine creative. Su eBay ho deciso di comprare questa pasta siliconica perché ho intenzione di creare una formina specifica che non ho trovato in giro, e quindi ho deciso di crearmela io. Quindi ho comprato le due componenti, adesso vediamo un po' cosa ne esce. Anche qua è un esperimento perché non ho mai provato a creare uno stampino, vediamo un po'. L'unica cosa è che avevo ordinato la colorazione rosa, ma va, e mi è arrivata questa triste lillina spenta, però vabbè, è solo uno stampino. Ultimi prodotti che vi mostro sono ovviamente le resine, perché sennò come vado a creare? Ma chi lo sa. E queste nello specifico mi sono state inviate dalla Resin Pro, che devo ringraziare tantissimo perché non mi aspettavo che mi inviassero della resina, e soprattutto che mi inviassero due tipi di resina, questa qui e quella classica con la componente A e la componente B. E poi sono stata super super felicissima di aver ricevuto questa che è la liquidissima, quella che non fa le bolle per quelle imbranate come me, o comunque chi è alle prime armi, con questa secondo me va wow alla grandissima. E quindi grazie Resin Pro. Ora finalmente posso andare a creare tutte le cose che ho già in mente. Aspettatevi presto dei video, scopriamo le creazioni con la resina. Come vi dicevo prima, creative all'ascolto, scrivetemi qua sotto tanti commentini, tanti suggerimenti, dove comprare la resina, qual è la migliore, come vi trovate voi con la resina. Di tutto di più per quanto riguarda la creazione, ma più nello specifico le creazioni con la resina, perché se non si era capito mi sto appassionando proprio ardentemente alla questione. E nulla, io vi do un bacio enorme, ci vediamo prestissimo con un nuovo video, ciao!